Ciao a tutti, oggi prepariamo insieme dei bocconcini con salsiccia e pancetta. Prendiamo la salsiccia e la togliamo dal budello. Facciamo così con tutta la salsiccia che abbiamo. Questa è una salsiccia classica di maiale, però se volete potete anche usarla aromatizzata al finocchietto oppure al peperoncino. Mettiamo tutta la salsiccia tolta dal budello in una boule, poi aggiungiamo l'aglio tritato, la paprika dolce, a chi piace può mettere anche quella piccante, del formaggio grattugiato, poi condiamo con il sale e con il pepe. Io uso sempre quelli in grani perché lo macino al momento ed è molto più saporito. Adesso impastiamo il tutto con le mani fino a rendere il composto bello omogeneo. Prendiamo un po' di composto e formiamo delle specie di bocconcini, dei tocchetti. Prendiamo la pancetta, si usa quella tesa perché così è bella lunga, e arrotoliamo su se stesso il bocconcino. Facciamo così con tutti e andiamo in padella a friggere con del rosmarino. Friggiamo prima da un lato, poi giriamo nell'altro lato. Sfumiamo col vino bianco secco. E i miei bocconcini sono pronti. Buon appetito!